Due, tra virgolette, colpi li svela Claudio Tortora, Antonello Venditti e l'orchestra del Festival di Sanremo, e due li conserva gelosamente, due grandi star che saranno proprio gli ospiti dell'orchestra diretta dal maestro Leonardo De Amicis. La 32esima edizione del Premio Charlot si sdoppia dal 2 al 9 agosto all'Arena del Mare, dove si svolgeranno gli eventi centrali, e quattro proiezioni al Teatro del Cinema delle Arti, come annunciato lo scorso anno, annullata poi la serata di gala, sostituita da spettacoli special. Ci sarà la rassegna con i comici, con ingresso gratuito, ci saranno gli spettacoli Family Show, ma ci saranno due serate importantissime dove ci sarà l'omaggio fatto al Festival di Sanremo con l'Orchestra di Sanremo e con due grosse star che ancora non vi annunciamo, anche perché sennò dopo come fate a intervistarci un'altra volta, dobbiamo prenderci un altro po' di spazio, insomma. Ma grossi nomi. E poi la sera dopo c'è questo Venditti che si racconta. Ed ancora una serata con Salemme, il Festival del Blues. 2300 posti disponibili, ma con una precisazione. Attenzione, quest'anno si entra soltanto con prenotazione online. Lo spettacolo è gratuito, sì, ma si deve andare su online per Viva Ticket e, per quanto riguarda il Premio Charlot, su Go2 per acquistare i biglietti delle due serate che ho detto, di Sanremo e di Venditti. Come detto, a dirigere l'orchestra di Sanremo, una delle due serate a pagamento, il maestro direttore dell'orchestra Leonardo De Amicis. Sanremo ci ha regalato 70 anni di sogni, di canzoni, è la colonna sonora della nostra società. Cercheremo di rispettare questa memoria in un modo bello, con una buona scrittura. Il maestro Paolo Logli scrive il copione, io mi occuperò della musica e racconteremo musica e parole questo bel viaggio di 70 anni.